Amici di giornalerossoblu.it, ben ritrovati a un nuovo appuntamento con Football Club, la trasmissione di approfondimento su quelle che sono le sorti del Taranto FC 1927. Sono le 20:19 di giovedì 19 maggio 2022. Siamo in diretta streaming sulla pagina Facebook di giornalerossoblu.it e in contemporanea sui nostri canali YouTube e Twitch. Ovviamente parleremo di quello che è il momento del Taranto, non lo farò assolutamente da solo, ci sono degli ospiti consueti, ma sempre graditi e particolarmente illustri, come Rodolfo De Molfetta del gruppo Tarantomia. Ciao Rodolfo, ben ritrovato. Ciao Maurizio, grazie dell'invito come sempre, un saluto a tutti i web ascoltatori, grazie. Poi c'è l'avvocato Erminio Fabio Riezzo. Ciao Fabio, ben ritrovato. Direttore editoriale di giornalerossoblu.it. Ciao Fabio, ben ritrovato. Ben ritrovati a tutti, un abbraccio a tutti, ciao Rodolfo, ben ritrovato. Ciao ciao. E poi abbiamo un ritorno graditissimo ed è Maurizio Corvino, che da qualche settimana è anche caporedattore di giornalerossoblu.it. Ciao Maurizio, ben ritrovato. Ciao, buonasera a tutti, buonasera Rodolfo, buonasera avvocato, buonasera Ciao Maurizio. Maurizio. Ciao Maurizio, ti sei fatto attendere, eh? Ti sei fatto attendere Beh, finalmente tra come di tutte le noi. cose belle. Logico, logico. Beh, certamente. Intanto arrivano i primi saluti. Davide, c'è Davide Malavisi, Toro Orfeo che ci saluta, che ci contatta, insomma, ci segue da Brescia. C'è Nicola Basile che ci segue sempre. Ciao Nicola, e saluta tutti i presenti, insomma, che prima erano assenti. C'è Marco Paradiso. Ciao Marco, davvero un grande saluto a Marco. Allora, il momento è questo. Io passo subito la palla all'amico Rodolfo, che tardi avremo anche in collegamento Alfredo Ghionna. Il Taranto, c'è Francesco Mignogna che ci saluta. Ciao, c'è Giuliano Chi. Ciao Giuliano, Massimo Cimoli, Francesco Mignogna, Nicola Dolente che dice buonasera a tutti, appuntamento atteso con molto piacere, grazie Nicola. C'è Antonio Tarantino, insomma, anche amici dello Zoccolo Duro sono tutti connessi. Il mio amico Angelo Montervino, che io onestamente centrocampista del Life Bar, che io soprannomino Ringhio per il suo, diciamo, no, il suo atteggiamento alla Gattuso. Poi c'è Massimo Cimoli che dice facciamo un brindisi alla salvezza. C'è un messaggio di Mister Aldo Stefanelli, buonasera a tutti voi, un saluto a tutti gli ospiti. Sicuramente sarà un girone di ferro, l'importante è fare una squadra all'altezza. Sono contento se la terza venisse riconfermato. Un saluto al mio collega, buona serata. Poi ovviamente va subito nel dentro, insomma, all'interno della notizia. Nicola Basile, avete notizia di Pellegrino? Anche io da Brescia città, ci saluta. E poi c'è Carmelo Di Marti, saluta a tutti, in Oi, Carmelo. particolare a Rodolfo e Fabio. E vabbè, Maurizio Corvino lo Ciao teniamo, Carmelo, ciao. lo Ciao salutiamo tutti. Allora, Rodolfo, Carmelo. Sì. subito la parola a te. Vedi, insomma, Nicola Basile dice: stavamo parlando di questo poi alla fine nel colloquio, no? La situazione relativa a Maurizio Pellegrino. Il Taranto fondamentalmente ha fatto una scelta, vuole Maurizio Pellegrino come direttore sportivo. Maurizio Pellegrino si è preso una settimana, tenendo presente che si è capito che ha anche altre offerte da valutare, probabilmente anche dalla terra natia. Addirittura c'è anche un'indiscrezione di Alfredo Pedullà che vuole un interessamento del Siena nei confronti di Maurizio Pellegrino, però il Taranto aspetta, è in una fase di stallo, ci fanno sapere dalla Sì. società. Tu cosa pensi, anche da essendo, voglio dire, nella vita, un grande manager, tra l'altro? Vabbè, ti ringrazio, ma è un immenso manager, un grande un po' riduttivo, diciamo così. No, a parte gli scherzi. Lo Ma stavo allora, convincendo se io, Rodolfo, scusami. no, allora, se innanzitutto saluto tutti. Allora, io temo un po' per esperienza, poi il mondo del calcio è sicuramente diverso, secondo me. La sensazione che ho è un
e che non sarà Pellegrino il direttore sportivo. No, Pellegrini, scusate. No, Pellegrino. Per, Pellegrino, sì, Pellegrino. Per, non lo sarà, per, ma perché? Ovviamente specifica che è una sensazione, attenzione. Ho fatto una premessa. Hai fatto benino, però cioè, è meglio precisare. No, lo ripeto poi, esatto, ma solo perché nella mia sensazione, no? Allora, faccio un po' quella che aziendalmente si chiamano picture, no? Cioè delle figure in cui si mettono i tasselli. Lui viene fuori da una società che non c'è più, con un campionato che secondo me se avessero avuto i soldi a quest'ora stavano lottando per i playoff, ha un bel curriculum, una bella esperienza, è sul mercato, no? E tanti giorni per dare una risposta, no? Dopo che ti sei palesato, nella mia sensazione, nella mia esperienza, è troppo lunga la riflessione. Cioè, o ci sono degli elementi ostativi, perché magari tu hai chiesto: voglio comprare Roberto Baggio, che non c'è più, voglio comprare, no? Perché se non avessi avuto quella, rifaccio le parole di Vittorio Galigani nelle ultime interviste, no? Cioè, se non avessi avuto i punti di contatto, cioè la società ti dice: se vieni qui devi venire per la terza confermato, questa è la nostra politica, questa è la nostra strategia. Cioè, se su questi punti inizialmente sei d'accordo, l'ultimo scoglio che rimane quasi sempre nelle trattative sono i soldi, troppo tempo per decidere, no? Cioè, se sei andato avanti nella trattativa è perché, come ripeto, come diceva Vittorio Galigani, ma anche Giove, ci sono dei punti cardini di questa società che personalmente condivido, no? Cioè il mister, conferma del mister, puntare sui giovani, puntare su quello. Se su queste cose siamo d'accordo, per esperienza professionale sui soldi si trova sempre un accordo, no? Mentre sulle linee di principio è un po' più complicato, perché linee di principio significa cambiare il proprio modo di pensare, di lavorare, no? Faccio un esempio: Fabio è un avvocato, Fabio in teoria dovrebbe difendere tutti, no? Però se lui è un anti-abortista, magari non vai contro una tua linea di principio, no? Quindi se sulle linee di principio sono più difficile trovare dei punti di contatto, sui soldi si trovano sempre e comunque. Quindi da questa riflessione e il tempo che è trascorso, poi magari fra 37 secondi verrò smentito perché ci sarà il comunicato ufficiale, però se dovessi, ecco, puntare oggi una fish in base a quello che ti ho detto, direi che non troppo tempo, no? Per accettare, però è un punto di vista da bar, diciamola, certo. Così, andiamo a leggere un po' di messaggi in modo da, insomma, ampliare, certo. No? Poi il dibattito. C'è Tor Orfeo che ci dice: buonasera, una domanda a tutti, secondo voi dove deve rinforzare la squadra, in quali reparti? Poi la gireremo a Maurizio Corvino questa domanda, lui che insomma è più addentrato in questi aspetti. Angelo Urico dice: bisogna vedere se lo zainetto di Pellegrino è pieno o vuoto. Carmelo Di Marti dice: sono d'accordo con Rodolfo, la sensazione ha una logica molto semplice da capire, come già spiega Rodolfo. Alessandro Basile dice: buonasera, volevo sapere se sono vere le voci che il Taranto avrà problemi a pagare emolumenti e tasse che ci saranno adesso. Mi sono giunte queste voci, queste situazioni magari fiscali le facciamo leggere a... E facciamo rispondere all'avvocato Riezzo, che insomma è anche esperto di diritto sportivo. Fabio, le domande più spinose a te, va. Poi Nicola Basili dice: no, sto aspettando offerte migliori dalla nostra. E poi Davide Malavisi: tra i nomi che girano è il migliore, spero accetti. Vincenzo Giannattasi invece dice: lasciatelo andare, andiamo su Evangelisti. Allora, rispondiamo un po' a tutti. Allora, intanto rispondiamo ad Alessandro Basile. Avvocato, prego. Guarda Alessandro, a Taranto di voci se ne sentono tante. Se a Taranto invece che sulle voci ci bagassero più sui fatti, forse andremo meglio. Sicuro, io non sto nella società, per quello ho fatto un sorrisetto quando Maurizio mi stava girando la domanda. Io non sono l'avvocato della società. Voglio chiarire questo: non sono il commercialista della società, non sono l'amministratore unico della società. La società è un amministratore unico molto più capace di me. A me, quello che mi risulta, la società non ha di questi problemi. L'ha sottolineato anche
il direttore generale in pettore Vittorio Galigani a specifica domanda, anzi si meravigliava che gli venisse posta una domanda del genere, perché il Taranto fino adesso, come abbiamo detto forse in questa trasmissione 125.000 volte, durante il campionato, se avesse avuto problemi prima a pagare gli stipendi, poi a pagare i contributi dovuti ai calciatori, lasciando perdere tutta la normativa Covid che c'è stata in itinere, che è una normativa molto specifica e da studiare, che tutte le società di questo mondo stanno utilizzando, fino a questo momento non mi risulta che la società abbia di questi problemi e non mi risulta che la società abbia problemi ad iscriverci a questo campionato, come non abbiamo avuto, riferendomi ai fatti, perché io vedo i fatti, non più che le voci, perché le voci, se vi dico le voci che mi circolano in tribunale la mattina con tutti gli avvocati tifosi del Taranto, potremmo fare forse una cinquantina di articoli di giornale. Quindi io mi attengo ai fatti e per il momento di questi problemi non ne abbiamo e non ne dovremmo avere. Questo lo spero. Questo posso, dire. Poi, prego, Rodolfo, tutte le persone, ripeto, non vuole essere una provocazione o diciamo paragonarmi al direttore Galigani. Chiunque vuole vedere i bilanci del Taranto va alla Camera di Commercio, spende la 10 euro, si prende il bilancio del Taranto e va a vedere tutte le voci del bilancio del Taranto, si toglie tutte le curiosità, quanto il Taranto prende dai minutaggi, dalle sponsorizzazioni e da tutto, e si toglie tutti i tipi di problemi. Vai Rodolfo, scusami. Sì, no, dico solo una cosa, questo vale, lo dico, ringrazio Alessandro che ha fatto questa domanda, perché aggiungo un elemento un pochettino più tecnico rispetto a quello che ha detto Fabio. Consideriamo, Alessandro considera che verso fine febbraio, di solito i primi di marzo, cioè prima della fine del campionato, avviene un'ispezione contabile fiscale da parte della Covisoc. Questa ispezione contabile fiscale, che è quella che poi ha portato a prendere alla Juve Stabia dei punti di penalizzazione, va a verificare non solo il pagamento del pregresso, ma esattamente il dubbio che Alessandro ha espresso, cioè hai un minimo, un basket di soldi per poter affrontare i pagamenti in corso fino alla fine dell'anno. Quindi lo dico per Alessandro in modo tale da zittire anche da dare una spiegazione tecnica. Ci sono dei checkpoint da parte della Covisoc che, se il Taranto non li avesse superati, qualora il Taranto non li avesse superati in termini positivi, l'avremmo saputo, perché la Covisoc sono atti pubblici, cioè non è che se la tiene nel cassetto l'informativa, no? Quindi lo dico in termini ringrazio Alessandro per la voce, però tecnicamente il Taranto, come tutte le squadre di professioniste, subisce dei checkpoint e quindi, se non avesse questa liquidità, non avremmo tranquillamente, saremmo andati avanti, non solo per il pregresso ma anche per il futuro. Chiudo, ma è una tecnicalità importante. Andiamo avanti. Maurizio Corvino, c'era stata fatta una domanda da un nostro lettore, Toro Orfeo, dove insomma diceva dove la squadra andrebbe rinforzata, no? Tu che la squadra l'hai seguita anche per noi da questo punto di vista, soprattutto da un punto di vista tecnico, tu dove lavoreresti prevalentemente? Beh, in questo momento è difficilissimo fare una previsione su dove intervenire, perché tutto dipenderà già dal direttore sportivo, poi dai piani societari, sicuramente dalla terza che sarà riconfermata e dal modulo che vorrà adottare. Poi bisognerà vedere un po' gli under, se anche quest'anno punteremo sul minutaggio oppure punteremo in modo minore dell'anno scorso. Se dovessimo guardare la squadra dell'anno scorso, dovremmo puntellare il centrocampo con gente un po' più giovane, gente che possa dare anche il cambio a chi si spende un po' di più. Ci servono esterni offensivi, ci servirebbe un esterno destro basso, bisognerebbe puntare l'attacco. Adesso come adesso è tanti ruoli, ma è troppo presto. Se non è un direttore sportivo, se non è una programmazione, una pianificazione della stagione, difficilmente puoi capire dove andare a intervenire in questo momento. Per quanto riguarda il direttore sportivo, volevo dare una risposta anche a Davide Malavisi. Lui dice che il miglior nome spendibile è quello di Pellegrino. Pellegrino non ha tutta questa grande esperienza a livello di direzione sportiva. Lui ha preso questo incarico al Catania, ma più come gestione della situazione fallimentare, diciamo. Quindi ha fatto sì la squadra, ma lui era più il collante tra la squadra e la proprietà. Quindi come grande esperienza non ha tutta questa grande esperienza, sicuramente è un uomo che nelle difficoltà sa come muoversi, però ci sono altri nomi spendibili e anche
di buon livello, Aditore è uno di quelli, Fernandez che è rispuntato questa mattina con grande forza il suo nome è uno di quelli, ci sono vari nomi spendibili, poi i soliti panni, quelli girano sempre intorno a Taranto, sono tutti nomi spendibili di buon livello. Allora andiamo io scusami Maurizio, sì, brevissimamente per creare come al solito un po' di dibattito tra i miei amici, io questa cosa della, sul fatto che Pellegrino ci stia pensando prima di accettare al Taranto, questo sempre il mio punto di vista come quello di prima e il punto di vista di Rodolfo, non la vedo una cosa così negativa, anzi pensarci su prima di venire a Taranto mi sembra anzi forse una cosa, perché venire a Taranto in questo momento per 3 anni, gestire la situazione che c'è a Taranto non è tanto facile, poi se anche il professionista ha altre richieste, pensarci su mi sembra una cosa non da vederla dal punto però, di vista avvocato... negativo. Consentimi, di noi quattro quello che ha sentito Maurizio Pellegrino è proprio Maurizio Corvino, no? Perché lo ha intervistato, lo dice. No, lo ha sentito, ci ha parlato, ha avuto anche tra l'altro la fortuna di parlarci, perché non tutti sono riusciti a sentire Maurizio Pellegrino, anzi vi dico di più, non perché è un mio collaboratore ed è un carissimo amico e l'amicizia è qualcosa di straordinario, Maurizio Corvino si è messo di buona lena da venerdì a rincorrere Maurizio Pellegrino, è riuscito a si è rovinato il weekend dietro Maurizio Pellegrino, ce l'ha fatta ed è stato anche piuttosto caparbio. Maurizio, cosa ha detto Maurizio Pellegrino? Prego, prego. Allora, Maurizio Pellegrino mi ha risposto, come ho detto tu, ho tanti tentativi da venerdì sera. Era un po' stizzito da una situazione che si era venuta a creare con delle sue affermazioni sul Catania e il Taranto, alcuni paragoni che erano stati un po' fatti da alcuna stampa. Era un po' stizzito da questa situazione perché, secondo me, Pellegrino è stato messo in mezzo a questa nuova rinascita del Catania Calcio. Quindi, secondo me, sta aspettando un po' di vedere quale potrebbe essere il suo ruolo della rinascita del Catania Calcio, che proprio in questi giorni stanno discutendo in FIGC. Quindi secondo me questo tempo che Pellegrino si è preso è per vedere la situazione del Catania Calcio e quale potrebbe essere il suo ruolo in questa rinascita del calcio catanese, perché lui è molto legato al Catania Calcio e me l'ha fatto capire anche domenica sera durante l'intervista. Quindi, voglio dire anche questa cosa per riflettere. Maurizio, sul tempo che si è preso per riflettere su Taranto nello specifico, cosa ti ha risposto? Soltanto specifico ha detto che una piazza come Taranto, lui per accettare una piazza come Taranto non può decidere così su due piedi, deve valutare sempre alcune situazioni, dei pro, dei contro, situazioni anche personali, mi ha detto. E io su queste situazioni personali penso che siano un po' a livello familiare, soprattutto riferito a Catania Calcio, di cui lui è molto legato e in questi giorni sta lasciando dichiarazioni di grande affetto su Catania Calcio. E credo che sia stato coinvolto in prima persona in questa rinascita del calcio a Catania. Però vorrei invitare, Maurizio, stavo dicendo prima, che questo imprinting Catania non deve, dare un'accezione negativa al professionista Pellegrino se dovesse accettare Taranto, voglio dire, perché sono sempre professionisti che vanno a lavorare e cercano di dare il meglio dove vanno a lavorare. Scusami se ti interrompo, però ho in collegamento il collega Alfredo Ghionna di Due Mari TV, Eleven Sport. Ciao Alfredo. Sei in linea? Ciao, ci sei? Ciao, buonasera Maurizio, buonasera a tutti gli ospiti del tuo parterre, come sempre molto ricco e variegato. Buonasera a tutti. Allora, Alfredo, che intanto dacci questa notizia, sarai anche tu la voce del Taranto per il Eleven Sport l'anno prossimo, vero? Ancora non mi hanno cacciato. Vediamola, è una notizia comunque, no? Sì, diciamo di sì, però voglio dire non... Alfredo, non fare come a Pellegrino, sono Rodolfo, buonasera, facci sapere, porca miseria, sennò qua... No, vabbè, sì, voglio dire, sono in realtà, ragazzi, sono l'anno prossimo, sarà la mia... Allora, 17, sì. 18, 19, 20, 21, 22, sarà la mia 7ª stagione a Eleven Sport. Prima si chiamava Sport Hub, poi si è cambiata la denominazione in Eleven Sport. Il primo anno seguì il Taranto perché fu promosso, poi il Taranto purtroppo retrocesse e loro mi confermarono, mi fecero seguire un po' la Virtus Francavilla, il Monopoli, quindi sono
ormai 7 anni che lavoro per loro, quindi insomma, se le cose non dovessero però, cambiare. Siccome l'anno scorso, no, c'era sempre stato il dubbio, ma chi sarà, allora lo ribadiamo anche quest'anno, in modo che insomma non ci sono, no? Ma guarda, io mi auguro di sì, a meno che non prendano decisioni diverse, ma al di là di questo voglio dire, io non so se l'argomento l'argomento è Maurizio Pellegrino, ecco, che... allora non so se avete, mi immagino sì. Che abbiate dato la notizia, perché colleghi, amici mi dicono che sarò avvistato in Toscana oggi anche il Siena, ma penso che ormai sia una notizia di dominio pubblico, sia sulle tracce di Pellegrino. D'altronde lui stesso qualche giorno fa, tutto Mercato Web, aveva detto in maniera molto chiara: in effetti ho delle altre proposte, Taranto è una piazza importante. Specifichiamo, insomma, per una questione di correttezza, l'intervista di tutto Mercato Web era stata presa da Taranto Buonasera, l'articolo era di Alessandra Carpino, che a sua volta aveva preso le dichiarazioni di Giornale Rosso Blu che ha rilasciato a Maurizio Corvino. Quindi erano dichiarazioni che aveva rilasciato a noi, che poi sono finite su tutto Mercato Web, giustamente tutto Mercato Web. Allora, io invece ti dico che la notizia del fatto del Siena, che sarà avvistato in Toscana, me l'ha dato un collega di Catania, però voglio dire, penso che sia di dominio pubblico, perché poi è uscita fuori questa cosa qui. Sì. Allora, la situazione in realtà com'è? Pellegrino ha preso tempo, il Taranto ha dato tempo a Pellegrino fino a sabato, E il primo contatto era stato molto positivo venerdì, quando Pellegrino è venuto a Taranto, sembrava la cosa molto fattibile, è proposto addirittura un triennale, come giustamente avete anche riportato voi e tutti gli organi di stampa. Questo tentennamento di Pellegrino, dovuto sicuramente a delle valutazioni di tipo personale, però insomma è un po', magari di fastidio può dare anche al Taranto questa situazione, non nascondiamoci, perché Pellegrino era atteso a Taranto in settimana, è atteso ancora a Taranto in settimana, magari potrebbe anche arrivare domani e chiudere, però insomma qua il tempo trascorre e la firma ancora non arriva sul mercato. A questo punto, qualora dovesse sfumare Pellegrino, perché fino a quando non c'era firma sul contratto noi non diamo nulla per scontato, adesso possono cominciare a prendere corpo anche altri tipi di soluzione, voglio dire. C'è sempre un nome che è sempre verde, ricorda di Maurizio, che è quello di Danilo Pagni, che potrebbe a sorpresa ritornare prepotentemente. Sì, sul nome di Danilo Pagni, allora io vi posso dire che insomma mi sento spesso con Danilo, anche perché c'è un rapporto di amicizia ormai datato, no? Perché Danilo è stato a Taranto come direttore sportivo diversi anni fa. Ma comunque anche cioè, il rapporto, no, con la stampa tarantina è sempre stato ottimo, anche quando era, no, direttore sportivo a Gallipoli, tutti lo ricorderanno. La voglia di Danilo di venire a Taranto c'è, ed è tantissima. Probabilmente c'è un po' di reticenza da parte del presidente Giove, perché magari no, è rimasto un po' deluso quando Danilo... Questo è il veto, è l'unica cosa che potrebbe far... vacillare la posizione eventuale di Danilo Pagni, proprio il fatto di 2 anni fa che insomma non si lasciarono le parti, diciamo, in maniera molto diciamo cordiale, ecco, se vogliamo usare questo termine, perché Danilo Pagni insomma abbandonò il progetto sul nascere e poi lo sappiamo, no? È stato chiamato Montervino, ha fatto bene peraltro, una vittoria di campionato eccetera, però sai, nel calcio tutto può succedere, poi viene smentito tutto, insomma, tenendo presente, Alfredo, perdonami se ti interrompo, ovviamente, che noi come giornale rossoblu.it abbiamo fatto proprio un sondaggio, insomma i nostri lettori hanno messo Pagni al primo posto, quindi anche da un punto di vista mediatico sarebbe una scelta che, diciamo la verità, piacerebbe. Allora, io non l'ho fatto a caso il nome di Pagni, ma non perché adesso le quotazioni di Pellegrino paiono, cioè perché stiamo facendo la borsa, l'indice Mibtel, il Fuzzi Mib, queste cose qua. Però le quotazioni di Maurizio Pellegrino sono davvero adesso in calo, proprio per questo tentennamento. Lui ha delle offerte, l'ha detto, il Taranto
non digerisce di buon grado, ecco, questo dilazionare, questo allungamento dei tempi. Ha dato come deadline quella di sabato, aspettiamo fino a sabato, siamo a giovedì sera, quindi insomma si tratta di pazientare ancora 48 ore, dopodiché capiremo se Maurizio Pellegrino sarà il direttore sportivo del Taranto. Ecco, adesso, oggi, se tu me lo chiedi adesso, io ho molte meno certezze rispetto a venerdì sera, quando sì, sembrava una cosa fatta, anche perché io ci ho parlato personalmente al telefono, ovviamente, con Pellegrino, sì, e lui mi ha parlato in maniera entusiasta della piazza di Taranto, mi ha parlato in maniera entusiasta del colloquio avuto con il presidente Giove e con Vittorio Garigani, che verrà probabilmente investito nei prossimi giorni del ruolo di direttore generale. Quindi insomma mi sembrava, poi a domanda specifica che gli feci, vabbè, ma questo matrimonio sa da fare? Lui ha detto ci sono tutti i presupposti, quindi quando uno ti risponde così significa che insomma sembra una cosa fatta al 90%. Ecco, però quando uno ti risponde così uno si attende che dice la settimana prossima scendo, non dico il lunedì ma al massimo il martedì scende e firma, voglio sì, dire. Poi sì, questo non è avvenuto, ora non sappiamo, magari ci stiamo facendo dei film noi, magari domani scende a Taranto dalla Toscana, perché adesso si trova in Toscana, scendendo firma un triennale, il triennale che adesso, come magari ci ripensa e non firma più, e a quel punto ritornerà prepotentemente Danilo Pagni. Nelle ultime ore, insomma, allora il nostro Maurizio Corvino ha detto le alternative sono Di Toro, Fernandez, e poi mi sembra aveva fatto un altro nome Maurizio Corvino, forse Dionisio, comunque sono i tre nomi di cui si parla, però è spuntato anche il nome di Evangelisti, quindi si parla anche di un allora, clamoroso ritorno. Dionisio c'è stato l'ammiccamento 2 settimane fa, prima ancora che la salvezza del Brindisi fosse matematica, perché lo ricordiamo, Dionisio è il direttore sportivo del Brindisi, che ha fatto davvero un giro di ritorno stratosferico a Brindisi, una media punti da promozione quasi. E c'era stato un dialogo molto importante con la presidenza, con la dirigenza del Taranto. Poi però a questo dialogo non è seguito più un ulteriore approfondimento, e le parti, la trattativa, diciamo, si è raffreddata, non dico arenata, ma si è cristallizzata. Allora, in attesa ovviamente di capire le sorti di questa trattativa con Pellegrino, quella di Dionisio diciamo che è ferma. Io a questo punto ho parlato anche con Dionisio, ti dico la verità, ma ci ho parlato 2 settimane fa, e lui ovviamente, perché dovete sapere che quando si parla di Taranto tutti sono entusiasti, cioè tutti verrebbero anche a piedi. Quindi questo significa che tanto che la piazza di Taranto ha ritrovato un appeal certo, che magari qualche anno fa mancava. Quindi questo è già un dato importante, anche perché siamo in C, anche perché insomma è un discorso particolarmente diverso, e anche perché in virtù delle dichiarazioni che lo stesso Giove ha rilasciato ultimamente, che ha ulteriormente alzato l'asticella dicendo beh, l'anno prossimo puntiamo ai playoff. Ma d'altronde lo aveva anche lasciato intendere nell'intervista che rilasciò a me al Mari TV ormai un mese fa, per passare un mese da quell'intervista. Sì. Quindi voglio dire, l'aveva già lasciato intendere. Quindi ciò significa che tanti direttori sportivi verrebbero volentieri qui a Taranto. Vista di Odizio, secondo me, è raffreddata. Quando una trattativa viene raffreddata troppo, secondo me, si può perdere. Attenzione, il nome di Dionisio è strettamente collegato a quello di Gino Montella, che potrebbe rientrare diciamo nell'organigramma societario come direttore del marketing, però insomma anche questa situazione adesso sembra ferma, è tutto fermo, perché ora si sta puntando tutto su Pellegrino in questo momento, e si deve capire come va a finire questa storia prima. Vabbè, no, io Io stamattina ho incontrato, cioè ero lì alla festa della Raffo, alla presentazione della campagna pubblicitaria della Pira Raffo. Ci hanno severamente vietato di fare interviste, purtroppo, ai tesserati. Io ero lì col mio microfono pronto a intervistare, ma mi hanno subito stoppato. Ma mi sarebbe piaciuto farne, però mi hanno detto non è la sede opportuna, nei prossimi giorni ci sarà occasione per farne.
Però, sai, parlando, insomma, io ho visto un clima disteso, tanta gente, tanti ragazzi, c'era praticamente quasi tutta la squadra, e tutti vogliono rimanere. Cioè, proprio parlandoci, tutti hanno manifestato la volontà di rimanere, perché qui si sono trovati davvero bene. Ecco, ovviamente c'è la situazione, poi ci sono le singole situazioni. Ad esempio, io ho parlato anche, ad esempio, con un giocatore che a me piace, che è Davide Riccardi, che lo ricordiamo, sì. È in prestito dalla Triestina, e ha detto Alfredo, dice, adesso la situazione mia è particolare, perché purtroppo, come voi immagino io sappiate, è morto, è venuto a mancare nei giorni scorsi proprio il presidente della Triestina, e quindi sì. Non si sa che fine farà il club friulano a questo punto, insomma, e quindi è collegato anche il suo destino, e quindi anche un'eventuale sua permanenza a Taranto, che a questo punto, insomma, diventa un po' più complicata di come sarebbe potuta essere qualora ci fosse stato ancora lo stesso interlocutore. Certo. Non so se ho reso bene l'idea di questa maniera situazione. Perfetta, come sempre, ovviamente. Magari io ti avevo fatto anche quella domanda, perché poi mi volevo, insomma, buttarmi sullo scherzo, no? Magari Pellegrino sta in un momento di titubanza, perché vuole avere la certezza che Alfredo Chionna fa le telecronache del Taranto. Volevo scherzarci un po' su, ecco, semplicemente questo, ecco perché ti avevo fatto quella domanda. Comunque, Alfredo, io so che sei impegnatissimo, io ti ringrazio ovviamente per il tuo contributo che ci dai ogni settimana alla nostra trasmissione, ovviamente lo rinvio anche alla prossima settimana, perché il contributo di Alfredo Chionna è sempre prezioso. Per la pazienza che avete nell'ascoltarmi. Ma vi assolutamente. E vi abbraccio. Buona serata a tutti. E sempre complimenti, ciao. Alfredo. Un abbraccio. Ciao. Buona serata, grazie ancora. Questo era Alfredo Chionna, sempre avvocato, sempre, no? Preciso Alfredo Chionna. Sempre puntuale e preciso Alfredo, sì. Sempre. Andiamo a leggere ora un po' di messaggi che ci stanno arrivando, così, insomma, diamo anche voce ai tifosi. Allora, partiamo da Vincenzo Giannattasio che dice: lasciatelo stare, andiamo su Evangelisti. Salvatore Di Martino: buonasera a tutti i presenti, spero che sia Pellegrini il DS, ma ove non dovesse essere così, si parla di Ditoro, ma non è già legato al Cerignola. Chi mi sa dire qualcosa? Grazie. Sì, è legato al Cerignola, però ovviamente può anche darsi, no, che la voglia di venire a Taranto possa portare Ditoro a slegarsi dal Cerignola. Angelo Greco dice: Pellegrino non vuole intromissioni di nessuno nel suo lavoro, e poi se proponi un nuovo ciclo e devi cambiare tutto, perché ti tieni la terza? Io lo so voi, ma certamente c'è un contratto, Angelo, quindi probabilmente non vogliono interrompere il contratto, immagino io. Poi chiede Vincenzo Giannattasio: Pagni o Evangelisti? Abbiamo già detto di Pagni, ne abbiamo parlato con Alfredo in diretta. Davide Malavisi dice: personalmente non credo dipenda dalla terza l'accettazione del DS, ma penso che Alfredo sia stato abbastanza chiaro, quindi ha detto in maniera chiara, ci sono tutti i presupposti, quindi al massimo può essere una scelta personale, certamente. Poi Nicola Dolente dice: tranquilli, dopo le voci vedrete la Madonna. Vincenzo Giannattasio dice: Tarantini sono solo disfattisti. Vabbè, però dai, cerchiamo di essere buoni. Massimo Cimoli dice: forza Taranto sempre e comunque. Massimo Ricatti dice: di Vincenzino De Liguori non se n'è mai parlato. Sì, però io credo che il presidente Giove cerchi un profilo di un certo spessore, anche per che sappia gestire, che abbia una certa esperienza, ma che sappia gestire anche determinate pressioni. Ecco, magari portare Vincenzo De Liguori a Taranto, anche se conosce la piazza, però magari sarebbe alla prima esperienza con una piazza di un certo nome, diciamo. Toro Orfeo dice: Pellegrino lasciatelo dov'è, io farei tornare D'Agostino in squadra. Tra l'altro l'abbiamo sentito in settimana D'Agostino, grazie al nostro Andrea Loiacono. Andrea Salentino dice: buonasera, Giove afferma che si sia avvicinato solo Mancini, Galigani invece afferma che abbia parlato con molti imprenditori, questa è la credibilità della nostra società. A me non mi risulta che Galigani abbia detto questa cosa, secondo me quando parla Galigani a volte non viene compreso, a me questa cosa non risulta, andatevi a risentire le interviste, non mi sembra che Galigani abbia detto che abbia parlato con molti imprenditori, magari
parlava di un discorso con la grande industria che si è interrotto l'anno scorso, ma non con gli imprenditori. Ditelo voi perché non l'ho sentita quell'intervista. Parlava dell'incontro con la grande industria che l'anno scorso c'è stato, che è stato fotografato più volte insieme alla Morselli, è nato tutto lì ed è finito lì, anche perché la piazza non ha bene accettato di buon luogo questa vicinanza e quindi si è fermata lì la collaborazione, diciamo. Però non ha parlato di imprenditori, assolutamente no. Ancora Andrea Salentino dice: Pellegrino, ovvio che si è indeciso se gli offre un budget simile per fare la squadra. Attenzione che Alfredo Ghionna, che è un giornalista autorevole, ci ha detto che non c'è un problema di budget. E quindi sappiamo qual è il budget? Appunto, la domanda che faccio è: Valentino lo sa? Non so il budget. Io Mauri, lo sa tutta Taranto che non mi piace il budget, non lo ripeti tu. Budget non si deve dire questa parola, dai, per favore. Vabbè, avvocato, tu non vuoi asticella, non vuoi budget, scusami però. Sono incontentato. Allora, poi Andrea Salentino dice: se non venisse Pellegrino sarebbe l'ennesimo suicidio comunicativo. Attenzione anche qui, la società parla con un direttore sportivo che vuole portare a Taranto. Se Pellegrino non vuole venire a Taranto, non è che Giove può prenderlo e dice: siccome io ti voglio a te, ti devo portare a te. È normale che lo porta a Taranto, lo porta a pranzo, gli fa vedere la città, gli fa vedere Fagiano, gli presenta i progetti, lo fa parlare con la terza, cioè da fare, che cosa deve gli fare? Gli parla di Maurizio Mazzarella, soprattutto, più di questo. No, non credo proprio che abbia nominato proprio. Allora, Toro Orfeo dice: non serve essere di S, io due nomi dei Liguori, o se vogliamo fare le cose in grande, Franco Selvaggi. Perché poi dobbiamo leggere che ci sono le risposte anche all'avvocato. Salvatore Di Martino: magari Pagni, vogliamo gente che alla chiamata risponde presente, senza se e senza ma. Poi per il presidente Giove si guarda avanti e non indietro, e poi Pagni conosce la piazza bene così. Davide Malavisi: Pagni credo che abbia un'incredibile voglia di riscattarsi. Tra l'altro Davide Malavisi lo ha intervistato, Pagni, per noi. Andrea Salentino: puntare ai playoff mi auguro non significa arrivare ai decimi. Attenzione che su questa domanda poi ci fermeremo. Modesto Basili dice: sempre le stesse facce. Vabbè, Nicola Basili chiede di aggiustare le telecamere ad Alfredo Ghionna. Poi ci chiedono le domande, ci sono varie domande. Posso, prima che andiamo molto avanti, fare un punto su quello che... Allora, faccio perché Andrea Salentino prima ha fatto una domanda, no? Della differenza fra Giove che ha parlato di Mancini e Galigani che parla di molti imprenditori. Ora, detto che non ricordo se abbia detto così o meno, però c'è, secondo me, e questo è Andrea Salentino con questa domanda rappresenta un po' il leitmotiv di una modalità, no? Di pensare. Qual è il... cioè, posso dire una cosa? Io sarei preoccupato se Vittorio Galigani non parlasse con gli imprenditori. Perché mentre da Giove, che è la figura apicale della società, si deve presentare chi ha delle impressioni, che Galigani mantenga o continui i rapporti, lo trovo una cosa assolutamente giusta, sacrosanta e da fare. Per quello volevo rispondere a Andrea Salentino, che non vedo un problema nel fatto che Giove dica: a me mi ha parlato solo Maurizio o solo Rodolfo, no? Ma che Galigani dica: ho parlato con 10 persone, è la cosa più bella, cioè vuol dire che la società è attiva. Io la volevo vedere in chiave di lettura diversa, non è una chiave di lettura negativa, anzi, era buono e Vittorio riusciva a trovare delle persone, no? Quindi, però avvocato, siccome Andrea Salentino ti dice, perché sennò poi sembra che io non... Ma infatti non Andrea Salentino si è risposto da solo, vedi che cosa scrive, perché mi pare che l'ho letta già. Questo avvocato lo ha detto a Blue Note, ha risentito anche. Ha detto preciso: ho avuto diversi incontri con potenziali acquirenti, ma non hanno dimostrato serietà. Quindi che cosa significa questa cosa? Che come se non avesse parlato con nessuno, o che chi si è avvicinato al Taranto, come ha detto Giove, è un simil Mancini, no? Voglio dire, non è che sono tanto... però non parliamo male di Mancini, magari poi se no ci prendiamo pure la critica di Mancini, ci avete parlato male di me, attenzione. Voglio dire, è andata male la trattativa col Catania, pazienza, No, no, non si sa mai, avvocato, che poi ti prendono di mira, sei l'avvocato, pure tu, prego. Non sto scherzando, poi che poi va a finire così, prego.
Stavo dicendo, Galigari ha detto che mi ricordo quell'intervista a Blue Note, disse che ha avuto tutti i colloqui che sono stati fatti fino adesso, sono stati fatti con imprenditori che non avevano la serietà e le potenzialità giuste per poter gestire il Taranto. Quindi tutto sommato è come se non avessero parlato con nessuno. Punto. E perché questo è il succo del discorso. Parlare con gente la cui offerta non si è dimostrata seria, o dire che non si è parlato soltanto con determinate persone, più o meno equivalente la cosa, voglio dire. Poi non facciamo che vogliamo cadere sempre in piedi come la mettiamo la cosa, no? Anche su Pellegrino, se il Taranto prenderà Pellegrino ci saranno chi dirà abbiamo preso Pellegrino perché tifoso del Catania, vuole il Catania, se non prenderemo Pellegrino ci saranno quelli, manco Pellegrino hanno avuto la capacità di prendere, quindi uno cade sempre in piedi in qualsiasi posizione la mette la cosa, così è facile fare i discorsi, Allora, Nico Zappino ci chiede massimo rispetto per Pellegrino e se viene sarebbe benvenuto, ma Pagni nutre di una stima da parte di tutta la piazza rossoblù e poi è stato lui a portare a Taranto la terza. Sì, non è stato Pagni a portare, attenzione, diamo le cose con ordine, il presidente Giove ha scelto la terza nel mese di febbraio, c'era stato già un incontro, quindi è sempre stato un pallino di Massimo Giove la terza, quindi poi Pagni lo aveva inizialmente accettato, poi ci saranno state problematiche legate al contratto ed è andato via, quindi diciamo diamo questa, perché sennò poi si crea sempre un ma Pagni nutre la stima da parte, e allora un saluto a tutti i presenti, anche agli assenti, ma a Carpine c'è fino a fatta. Avvocato, se dovessi confermare un giocatore per ruolo, chi terresti? Allora, niente, Alessandra Carpino semplicemente lavora per Taranto Buonasera, non ce la fa ad essere in onda per le 8 di sera, quindi non è successo niente di grave. Allora, avvocato, rispondi a questa domanda e poi devo girare la palla sia a Rodolfo che a Maurizio Corvino. Prego. Allora io non sarà possibile, portiere mi sarei tenuto Chiorra 100.000 volte, in difesa mi terrei Zullo 100.000 volte, a centrocampo naturalmente Diaby me lo terrei e rimarrà a Taranto sicuramente, non facciamo scherzi, Di Gennaro me lo sarei tenuto però sicuramente non rimarrà a Taranto, e in attacco Saraniti e Giovinco me li terrei stretti, in attacco anche a me un giocatore che piace tanto, perché io spero che si rimetta bene fisicamente, Falcone, perché Falcone come capacità tecniche, se sta al 100%, secondo me in Serie C ce ne sono pochi giocatori del genere. È un giocatore, fammi dire una cosa, perché Falcone, che è mio amico personale e di giornale rossoblu.it, a breve diventerà papà di due bellissime gemelle. Gemelli, sì. Auguri al nostro Luigi, davvero, perché davvero. Ma non ci dormi più da lui, sicuro. Perché davvero, insomma, per lui sarà una gioia bellissima, sta sentendo molto questo momento. Quindi noi come giornale rossoblu davvero ti siamo, insomma, vogliamo il tuo bene, la tua felicità, caro Luigi. Allora, Rodolfo, giustamente però Andrea Salentino, che è un tifosissimo che ha sempre quella linea critica, giustamente dice avvocato parliamo di Asticella, ti piace o non ti piace? Dobbiamo parlare di Asticella. Allora, parlate di Asticella. L'obiettivo è arrivare ai playoff, giustamente Andrea Salentino mi dice no, però se alziamo l'asticella e arriviamo decimi non significa alzare l'asticella. Tu sei d'accordo con questo, tenendo presente comunque c'è una progettualità? Allora, Rodolfo, tu cosa dici? Allora, la risposta è, per me si scinde in due cose. Lato manageriale ti direi che a fine anno si contano i risultati, no? Il griglia playoff significa dal secondo al decimo, per cui per me sono quelli. Da tifoso ti direi che vorrei arrivare quarto, terzo, no? Però ti dico, dal mio punto di vista, io personalmente, che sia decimo, che sia ottavo, che sia nono, a me va bene. Aggiungo una cosa, una battuta. Paradossalmente, io ho guardato, me le sto guardando in playoff, poi fateci caso. Osservate come il Catanzaro, che ieri ha giocato col Monopoli, l'altro ieri ha giocato col Monopoli, che è stato più fermo rispetto agli altri, ha fatto fatica nei primi minuti, no? Perché sei più fermo. Però per me
playoff significa playoff dal secondo al decimo, perché se no entriamo nella, cioè qui non è come, fammi dire, in Serie A, dove tu dici c'è una serie di parametri di griglia, no? Sono quelli da secondo a decimo, per me va bene. Ma non abbiamo parlato. La pensiamo uguale con Maurizio di sta anche cosa, perché Maurizio Corvino, al di là di quello che se ne dica, è un'anima critica all'interno della nostra redazione, no? Anzi, spesso ci siamo anche scontrati in maniera amichevole, ovviamente, proprio per avere dei punti di vista differenti. Prego, Maurizio. Allora, intanto la risposta ha già risposto, mi pare, Galigani in settimana, quando gli è stato chiesto: ma alzare l'asticella e fare per puntare i playoff e arrivare decimi o qualcosa in più? Lui ha detto, sicuramente vorremmo arrivare quasi in più, però non è mai facile, perché tu parti per avere un obiettivo e magari ti ritrovi in situazioni diverse, come è successo noi quest'anno. Eravamo nella zona playoff, eravamo ottavi, e siamo, poi abbiamo finito per salvarci quasi all'ultimo respiro. Per me alzare l'asticella e alzare l'asticella in ogni settore della società, non solamente a livello tecnico della squadra. Se poi dobbiamo andare puramente sul livello tecnico, piazzare un piazzamento da quarto o quinto posto sarebbe già un buon punto di partenza per fare dei buoni playoff e poi puntare magari l'anno prossimo a una promozione diretta o qualcosa in più. Però alzare l'asticella per me è fare un quarto o quinto posto. Però bisogna alzare l'asticella, la famosa asticella che all'avvocato non piace, in tutti i settori della società, a partire dalla comunicazione a salire. Però Corvo, ma secondo... Vai Maurizio, scusa. No, ci può anche alzare l'asticella, cioè in altro modo, secondo me, attenzione. Alzare l'asticella, come dice Maurizio Corvino, dice, è anche migliorare l'aspetto organizzativo. Aspetto organizzativo significa non solo migliorare la comunicazione, ma se il Taranto ha fatto un investimento sul campo di Faggiano, no? Che sono, correggetemi, 18 anni, 9 in più 9. 9 più 9, sì. Che ha, significa anche investire sull'impiantistica, significa investire sul settore giovanile, perché insomma Vittorio Galigani ha detto anche, no, se non vado errato correggetemi, perché io spesso non vedo le altre, insomma, dalle altre parti, quindi ha detto vogliamo anche un settore giovanile dove i giovani devono essere del Taranto e non di ASD consociate al Taranto, no? Cioè, se si migliora anche da questo punto di vista organizzativo, strutturale e via discorrendo, tenendo presente che poi io mi aspetto un aiuto anche dall'amministrazione comunale che verrà, no? Soprattutto per le strutture, perché comunque il Taranto sta andando fuori dalla città di Taranto con Faggiano, eh? Non sta rimanendo a Taranto, un po' come fanno anche le grandi squadre. Per basterebbe fare il minimo sindacale, tenere in ordine lo Iacovone, sarebbe sufficiente a quello, dai. Maurizio. Sì, mi basterebbe anche quello. Cioè, anche magari all'esempio al campo B mettere un'erba differente, perché esatto. Quella non è, ma mi basterebbe lo Iacovone. Infatti io ho detto, visto lo Iacovone, io del Life Bar ho perso un giocatore che ha avuto lo stesso infortunio di Falcone, uguale, medesimo. Sì. No, ma io intendevo lo Iacovone, intendevo proprio lo Iacovone, cioè a me mi basterebbe, sì, che facesse il minimo sindacale, nulla di trascendentale. Quindi non so se siete d'accordo con me che alzare l'asticella significa non solo arrivare ai playoff anche decimi, ma anche migliorare da questo punto di vista. Maurizio Corvino, Rodolfo e l'avvocato. Avvocato, ti lascio per ultimo perché hai parlato assai. Prego. Ma sì, è proprio quello che dicevo. È uno dei punti che è uscito questa settimana dai colloqui Giove e Galigani, che un miglioramento della struttura anche organizzativa della società, proprio con questo accaparramento della stadio di Faggiano 9 più 9, per fare una specie di Milanello o Pinetina come l'Inter, che è comunque fuori Milano, però è un centro sportivo dove la squadra si può ritrovare lì, può allenarsi lì, può avere il suo centro di coordinamento lì. Ed è molto importante questo per programmare il futuro, anche della società ovviamente. Quindi sì, alzare l'asticella è anche alzare l'asticella a livello organizzativo, ma penso che è comunicativo, ma questo è uscito tutto dalla bocca di Blasi, di Giove questa settimana, parlando anche parlando anche della possibilità di avvicinare le famiglie allo stadio, cosa che noi abbiamo chiesto tante volte quest'anno, e il presidente Giove si è promesso di avvicinare le famiglie e soprattutto i bambini con abbonamenti specifici. Quindi si sta lavorando già per migliorare questa organizzazione societaria dall'interno. Quindi anche questo già è alzare l'asticella. Rodolfo.
Comunque sei un manager, insomma, affermatissimo, no? Prima. Allora, guarda, a me non piace il termine alzare l'asticella perché porta dietro una discrezionalità su quello che è il livello dell'asticella e quindi uno non riuscirà mai a saltarla, no? Invece preferisco parlare, come ho già detto un'altra volta, di passetto, no? Le cose si possono fare meglio e ogni volta farle meglio. Perché l'asticella io posso mettere a 2,05 metri e io e te, Maurizio, a voghi e gazumbam, ma non ci arriveremo mai, no? Quindi certo. È troppo arbitrario e soggettivo l'asticella. Ma detto questo, allora io concordo, faccio una riflessione che ho fatto anche in altre chat, in altre situazioni. Noi dimentichiamo un elemento importante. Non è facile arrivare nel professionismo ed essere professionisti. Montervino disse, quando passammo dalla Serie D, che tutti dovevamo diventare professionisti, no? E partite da un presupposto banale, banalissimo. Quest'anno noi siamo andati a giocare in degli stadi, come Palermo, come altri blasonati, no? Dove sinceramente non eravamo proprio abituati a stare. San Nicola, Palermo e tanti altri. Io, ripeto, siamo andati in dei campetti e quindi la nostra organizzazione era quella, quindi aziendalmente ti dico, eravamo strutturati per un dilettantismo in termini non offensivi, in termini di categoria. Sì. Il primo anno abbiamo affrontato il professionismo e si sono tutti concentrati in maniera a cuneo, come si direbbe, verso la salvezza. Il secondo anno non può che essere quello di dire vabbè, ok, abbiamo capito come funziona, abbiamo capito che cosa bisogna fare, adesso prendiamo gli uomini per fare queste cose. E quindi ci sarà sicuramente, aggiungo una cosa che non è stata detta in tutte queste trasmissioni, sia con Giove, con Galigani, io a Vittorio lo stalkerò sotto questo punto di vista. Ci si dimentica di parlare del bacino di utenza economico e di audience dei fuorisede. Nessuno pensa all'organizzazione di come i fuorisede possano usufruire e portare soldi alle casse del Taranto. Che posso io, quante volte ne ho parlato, Maurizio, con te? Certo. Che io quando scendo, quelle due volte all'anno che scendo, spendo l'ira di Dio per comprare delle magliettine, dei gadget e cose varie, no? Quindi una crescita è pensiamo alla complessità che è stata quella di ricevere la tessera del tifoso, no? Scusate, la rosso-blu card. Quindi io confido nel fatto che piano piano, non l'asticella, il passetto, le cose vanno fatte meglio, un passetto in avanti. Non avevamo un direttore marketing, viene Montella come direttore marketing, sono contento, abbiamo uno a cui dire come fare il direttore marketing. Cioè io la vedo in questi termini, come dicevo prima a Salentino, a me va bene che Vittorio parli con gli imprenditori, non è una cosa negativa, va bene, è un aspetto positivo, perché come diceva Ghionna vuol dire che ci appelli. Ho finito. Però apro e chiudo una cosa, abbiamo un valido responsabile marketing attualmente, che è Francesco Caforio, che per me lavora benissimo. No, io ho fatto un esempio, perché... Maurizio, perdonami, esempio... Però voglio essere, no, perché sennò poi veniamo fraintesi. Mi scuso con Caforio, ma era un esempio... No, perché Francesco è un amico, tra l'altro, quindi capirà. Sì. Però siccome Francesco lavora benissimo, credetemi, adesso che ho anche rafforzato il rapporto di amicizia con Francesco, tante cose le vedo, molte volte magari durante l'anno è stato difficile farle perché ci sono state, no, delle problematiche, perché poi tra il dire e il fare c'è sempre, no, qualche problematica. Effettivamente, come dici tu, questo è stato anche un anno, da un certo punto di vista, di transizione, dove l'importante era il risultato, da un certo punto di vista, e bisognava le altre cose, venendo dalla Serie D, bisognava piano piano migliorarle, quindi su questo. Però io credo che il Taranto delle risorse le abbia, si tratta soltanto anche di fare in modo che queste risorse possano esprimersi meglio rispetto allo scorso anno. Poi questo ovviamente è un mio parere, prego avvocato il tuo parere. No, Maurizio, su questo argomento con me sfondi una porta aperta, sai benissimo che secondo me migliorare significa fare soprattutto questo, e se si riusciranno a fare tutti gli intendimenti che Giove e Galigani hanno detto nelle recenti interviste, secondo me è sicuramente un miglioramento, un modo di più di un miglioramento in classifica. Però mi chiedo, questo discorso
la tifoseria del Taranto e la città di Taranto è pronta ad accoglierlo? Che cosa preferirebbe secondo voi la tifoseria? Un miglioramento da questo punto di vista, dal punto di vista della organizzazione societaria, un campo a Faggiano, un direttore martire, oppure un terzo, quarto posto in classifica? Secondo voi la gente che cosa vi direbbe? Vi direbbe sicuramente, secondo me, leggendo quello che si dice in giro, no, noi vogliamo il terzo, quarto posto in classifica. E perché mi collego a questo? Perché poi io quando sento, sì, hanno detto che vogliono fare i playoff, ma i playoff significa decimo posto, ma di che cosa stiamo parlando, ragazzi? Stiamo parlando di calcio, di sport, la palla è rotonda. Come fa la società a dirvi dobbiamo arrivare ai quarti, dobbiamo arrivare ai quinti, dobbiamo arrivare ai sesti, dobbiamo arrivare ai settimi? Puntiamo ai playoff. Naturalmente i playoff sono dal secondo al decimo posto, e quindi, come ha detto Rodolfo prima, quelli sono i piazzamenti. Se una si dice puntiamo ai playoff, i piazzamenti playoff quelli sono. Poi la palla è tonda, non è che una società può dire arriveremo sicuramente secondi, arriveremo sicuramente terzi. Vedete le dichiarazioni che ha fatto Mastro Monaco l'altra sera da Gianni Sebastio. Che cosa ha detto Gianni Sebastio? Guarda, Mastro Monaco ha detto: quando noi abbiamo vinto il campionato di Serie D, quando abbiamo vinto il campionato di Serie D, non abbiamo sbandierato il fatto che la società puntava a vincere il campionato. Noi dichiarammo pubblicamente che dovevamo fare un campionato di alta classifica. Nessuno ha detto che puntavamo in vincere il campionato, però tra di noi, nello spogliatoio, sapevamo benissimo qual era l'obiettivo nostro che dovevamo perseguire. Quelle sono state le dichiarazioni di Mastro Monaco. Però mi chiedo, la domanda principale è quello che ho detto prima: la città, se si migliorasse da quel punto di vista che avete detto noi prima, vi direbbe abbiamo alzato la famosa asticella, siamo migliorati, o dobbiamo vedere solo il risultato sportivo? Secondo me ultimamente si vede solo e soprattutto il risultato sportivo, quando i miglioramenti sono soprattutto quelli che avete detto voi. Allora, leggiamo un po' di messaggio. Alfonso Petraroli dice: buonasera, se Giove mantiene la categoria alzando l'asticella ogni anno, ben venga. Non dobbiamo dimenticare il passaggio da Blasi a Daddario, è l'anno del duo presidenti Zeratore e Bongiovanni. Credo che, malgrado la poca comunicazione di Giove, stiano lavorando bene. La gente dimentica gli anni passati, sempre Forza Taranto. Anche se ora Giove credo che stia parlando praticamente con tutti, quindi voglio dire, se prima non parlava, ora credo che stia parlando anche un po' troppo. Ora si deve magari fermare un po'. Sto scherzando. Fino a quando fu mezzo campionato, Maurizio, assolutamente, sto scherzando, ovviamente, la butto un po' sul ritmo. Poi Cataldo Cellammare dice: visto come è andata, un portiere, un difensore, due centrocampisti, un attaccante, un laterale che all'occorrenza giochi sia a destra che a sinistra, poi dire playoff è anche un modo per dire non avere tensioni per la promozione, non si sa mai. Angelo Ricatti dice: se arriviamo ai playoff il prossimo anno e si dovesse giocare a Faggiano con una capienza limitata, secondo voi quali sarebbero le problematiche inerenti all'impianto? Non si giocherà a Fasano, a Faggiano? Insomma, non ci sta questo pericolo. Anzi, mi sembra che Galigani abbia detto il Taranto deve giocare a Taranto. A parte che non sarebbe possibile, e chiunque conosce Taranto, cioè, mo è stata assegnata e devi iniziare a lavorare a fare. Cioè, i tempi tecnici, cioè, bisogna fare le varianti, le cose, cioè, non è che pronti via e si tira su uno stadietto. Allora, Gianni Calabretti, lo dissi in un pezzo che fu pubblicato dalla vostra testata qualche mese fa: quest'anno era fondamentale mantenere la Serie C, adesso bisogna considerarla e in 2, 3 e perché no 4 anni puntare alla B, con la speranza che la nuova amministrazione comunale appoggia al 100% la società, l'attuale o quella che dovesse essere in futuro. Forza Taranto da Siviglia, e grazie per seguirci da così lontano. Un saluto a Gianni grandioso. E questo si va anche a collegare a quello che dicevano Rodolfo De Molfetta prima, cioè la potenza, no, del partito, lo chiamo così, dei fuorisede, no? Esatto. No. Frank 54 dice: buonasera amici, un Bob è rigorista da doppia cifra, Giove ce lo regala, farà di tutto per regalarlo, vi posso garantire che questa è l'ossessione di Massimo Giove, che è la prima cosa che chiede a un direttore sportivo. Poi abbiamo la sfiga, scusa del termine, che magari non arriva questo tipo di giocatore, che insomma un nuovo Riganò, dai, diciamolo così, fondamentalmente, o un nuovo De Vitis, come dir si voglia, però vi posso garantire che questa è l'ossessione di Massimo Giove. Poi Francesco Baldacchino dice:
ma vi rendete conto che le cose normali, portare bambini allo stadio, campo d'allenamento di proprietà, le state facendo diventare un miracolo? Una grazia, siamo nel 2022 in una città di 200.000 abitanti, ma dai, sì, hai ragione, però, sì, però non è che si può fare tutto da un giorno all'altro. Maurizio Corvino, prego, se vuoi rispondere, prego, no? No, dico, viviamo in una città dove ci sono tante cose da fare, forse l'ultimo dei problemi era questo, in questo momento, quindi c'è tanto da fare, la nuova amministrazione, qualunque sarà, avrà tanto da fare in questa città. Quindi sì, anche qui in questa città le cose che sembrano normali altrove qui non lo sono. Purtroppo sì, dobbiamo ammetterlo, è brutto dirlo, ma è così. Certo. Allora, Gianni Calabretti dice ancora, d'accordissimo con Rodolfo, non dimentichiamo dove eravamo meno di un anno fa. Calma, progettualità e tanto lavoro. Davide Malavisi, è ovvio che al tifoso interessano i risultati sportivi, ma la crescita di una società non dipende solo da ciò. E l'investimento sul campo di Fagiano serve a lavorare in tal senso. Nicola Dolente, concordo in parte con Rodolfo, ma l'asticella dovrebbero alzarla le amministrazioni locali, perché senza impianti idonei e funzionali non si può fare l'impresa calcio. Bisogna dirle queste cose, perché non si può spacciare per straordinario l'ordinario, ovvero ciò che spetterebbe naturalmente. Alessandro Basile dice, a me stanno arrivando voci su possibili entrate societarie di un nome forte che è ancora top secret, girano queste notizie, ma alla fine non sono mai vere. Ma sgamate, Mauri, lo sapevo io, te l'avevo detto, che non me la dici, Mauri. Luca Manfredi, buonasera, il reparto sul quale bisognerà puntare con forza è l'attacco, servirà una forte punta da affiancare o sostituire a Saraniti. E ripeto, ve lo garantisco che questa è l'ossessione di Massimo Giove, cioè quando va a dormire pensa alla punta più che al resto. Allora Gaetano 40 dice, salve, per quanto riguarda Pagni c'è un plebiscito a Taranto, è amatissimo, ma se si vuole alzare l'asticella, termine che tanto piace all'avvocato, Pagni bisogna prendere. Allora vi ripeto, noi ci siamo esposti già da qualche puntata che a noi farebbe davvero tanto piacere non solo il ritorno di Pagni, lo dico io, ma a me anche il ritorno di Tonino Borsci al settore giovanile, che è una persona che io stimo tantissimo, però sia Pagni che Borsci non mi hanno confermato queste possibilità, quindi questa è la situazione. Posso dire una cosa? Perché Alessandro Basile ha toccato un altro punto importante, che è quello della base societaria. Tu avevi ospitato Fabio Guarini della PS Taras, sì, che aveva spiegato, questo lo dico come prima, no? Come per la società ci sono delle indagini anche su queste cose, chiunque si debba avvicinare deve sempre comunque comunicarlo agli altri soci, cioè quindi sì, queste manovre, il Taranto Calcio non è una proprietà univoca, cioè non è che c'è Giove che c'ha il 100%. C'è, quindi, il diritto di prelazione alla fondazione, sì. Capito, quindi lo dico perché Alessandro, lo dico per Alessandro Basile, per il tifoso, può essere che ci siano interessamenti, ma ricordiamoci che grazie a Dio abbiamo una fondazione, un'associazione anzi, che quindi il primo ad avere questo tipo di informazioni, qualora ci sia, è Fabio Guarini. Scusa, ci tenevo perché le voci poi rischiano, no? Mauri, scusa se prego, mi sono inserito, ma era solo per quello. Allora, c'è un altro messaggio di Nico Zappino, dice, ciao Maurizio, ma per caso si sa qualcosa sulla campagna abbonamenti? Trovare una formula per portare più gente possibile allo stadio sarebbe il valore aggiunto, anche se bisogna prima fare un buon mercato. Ora rispondo a questa domanda, anche se, allora, non so se Rodolfo ha ancora tempo, perché so che a lui c'è la campanella. A e mezza devo andare, quindi... Ok. Perfetto. Allora, no, beh, ancora presto per parlare di campagna abbonamenti, io credo, insomma, io credo che comunque sia, qualche progetto c'è. Ovviamente chi lavora normalmente dietro a queste cose ha già impostato un'idea di base, però voglio dire, parlare di andare nel concreto sulla campagna abbonamenti, credo che bisogna, no, attendere ancora un po', anche perché, parliamoci chiaro, no, la campagna abbonamenti genericamente esce in parallelo al pieno della campagna acquisti, no? Perché poi prendere un giocatore di un certo livello poi porta magari anche, no, a un intensificarsi della stessa campagna abbonamenti. Quindi io credo che prima che
si parli in maniera più concreta di campagna abbonamenti, debba passare ancora un mese abbondante, un mese e mezzo, secondo me. Però si sta lavorando, so che la società sta lavorando da questo punto di vista, però ci sono delle idee, e ovviamente però non c'è ancora una concretezza di fondo di queste idee. Prego, avvocato, prego, e poi c'è Maurizio. Grazie, Corvino. Grazie. No, una cosa che ci tengo, visto che hai parlato del direttore Borsi, sul settore giovanile. Il settore giovanile però, e questo è anche un invito alla società, non è che lo dobbiamo cambiare ogni anno, voglio dire, perché certo. Cambiare ogni anno il settore giovanile vuol dire non fare quasi niente. Anche sul settore giovanile dobbiamo migliorare, avere un responsabile che possa fare un lavoro di 3, 4, 5 anni minimo, perché cambiare ogni anno responsabili di settore giovanile significa ogni anno ripartire da capo, tesserare nuovi ragazzi e non fare un discorso a lungo termine, sempre collegato al discorso del miglioramento dal punto di vista societario. Sul settore giovanile ci tengo non tanto, tantissimo. Prego, Maurizio Corvino. No, volevo ricondurmi a quello che ha detto Nico Zappino sulla campagna abbonamenti, quando ha detto bisogna fare prima un buon mercato e poi lanciare la campagna abbonamenti. In tutte le altre realtà dei calcistiche, la campagna abbonamenti inizia a giugno-luglio, molto spesso anche prima del calciomercato, perché anche dalla campagna abbonamenti si attingono anche i fondi poi per le varie società. Però dobbiamo cambiare anche noi questa mentalità di dire se facciamo un buon mercato allora mi abbono. No, tu dovresti abbonarti a prescindere dal buon mercato o meno. Poi durante il mercato, magari anche vedendo una buona affluenza di pubblico, la squadra, la società può fare uno sforzo per magari la ciliegina sulla torta. Ma l'asticella, dobbiamo alzare anche noi tifosi da questo punto di vista. Giusto, Corvo, giustissimo, bravissimo. Chiedere l'asticella alla società o alla presidenza, all'organizzazione. Anche noi dovremmo dire, io mi devo abbonare, ma perché devo aiutare la società. Non la società mi ha fatto una squadra, allora mi abbono. Allora non abbono perché se non abbiamo il collaccio, l'attaccante da doppia cifra, non ci abboniamo. E questa mentalità anche che dobbiamo cambiare anche noi, perché è facile dire l'asticella, dovete cambiare mentalità, ma anche noi dobbiamo cambiare la mentalità in qualcosa, e non solamente su questo punto di vista, anche sul fatto delle multe, che io non mi sono mai esposto, però bisogna cambiare un po' modo di fare il calcio del tipo, tanto perché siamo rimasti un pochino più indietro degli altri. Posso fare una battuta, Maurizio, e poi purtroppo vi devo salutare. Prego, posso fare una battuta per dire che sono d'accordo con Maurizio, col Corvo, no? È una battuta che mi fu fatta tantissimi anni fa da presidente del Taranto, Vito Fasano, di Una Vita Fa, no? Sì. Che disse, io non capisco perché non fanno l'abbonamento. L'abbonamento a campo è come l'abbonamento allo stabilimento balneare. Tu ci fai, guardi il meteo per l'estate o faccio prima dell'estate l'abbonamento? No? Allora, la battuta, no? Cioè, se tu l'abbonamento lo fai a quel lido perché ti piace quel lido, quel mare, quella cosa, poi durante l'estate ci sta che beccherai 10 giorni di pioggia, no? La stessa cosa è per il Taranto Calcio. Come concordo con Maurizio in pieno, l'abbonamento tu lo fai perché tifi, ci credi, tanto che sia, come dire, poi hai la speranza che forse quest'anno Mastro Monaco indrizza i cross e già questo vale il prezzo del biglietto, diciamo così. Però a parte le battute, no? Cioè, va fatta sta cosa. Cioè, anche perché i nostri abbonamenti poi i costi sono veramente abbordabili, capisco che siano abbordabili, però era la battuta che concordo in pieno con quello che dice Maurizio, cioè bisogna dare cash e liquidità, se no è un macello. Non... però Rodolfo, io credo che voi come fuorisede avete già dimostrato il concetto di Maurizio Corvino, no, lo voglio rimarcare, no, semplicemente perché il Maema fa tra sé, no? È un'iniziativa che mi è piaciuta talmente tanto che comunque sia, no, mi è sempre piaciuto, no, parlarne anche nella mia trasmissione, proprio perché dava un messaggio positivo, come il messaggio positivo è quello che nel corso della stagione ha dato lo zoccolo duro, no? Però, ad esempio, ha detto una cosa giusta anche l'avvocato Riezzo adesso, no? È vero, io lo ammetto, non è un problema, sono di parte, perché comunque sia ho stima nei confronti del presidente Giuve, non l'ho mai nascosta, perché comunque sia vado, frequento lo stadio, vedo come si lavora, quindi vedo anche l'impegno con cui vengono fatte certe cose, tenendo presente che, come diceva un vecchio presidente, il presidente Blasi, chi opera sbaglia sempre, perché lavorando si commettono sempre determinati errori. Come però devo sposare in pieno il concetto che ha appena espresso l'avvocato Riezzo, perché se noi avevamo
un responsabile del settore giovanile prima, che era Antonio Borci, persona seria, persona no, di un certo spessore umano e anche professionale, perché è da tanti anni nel calcio, il settore giovanile stava andando bene, voglio dire, senza non, nulla togliere, no, a Sapio, che ha lavorato sicuramente bene, però ora cambi di nuovo responsabile del settore giovanile, è normale che non c'è una giusta continuità. Quindi se ora si sceglierà un nuovo responsabile del settore giovanile, che potrebbe essere di nuovo Tonino Borci, io personalmente me lo auguro, per carità, però qualora non dovesse essere Borci, sia un'altra persona, a prescindere che mi sia simpatico o antipatico, perché è circolato anche un nome che non mi stava tanto a genio nelle ultime ore, per dire, a prescindere, si dia continuità a questa persona in modo tale da poi poter produrre nel corso del tempo qualche giovane calciatore che sia anche una risorsa importante per il Taranto, almeno io la vedo così, poi non so se, se sbaglio. Comunque, Rodolfo, se non vado errato, abbiamo raggiunto, sì. No? Sì. Ok, okay. Grazie, io intanto a tutti. Saluto Rodolfo, ciao, per essere sempre presente con noi. Ciao a tutti. Grazie, ciao, a Rodolfo, ciao. De Molfetta del gruppo Taranto Mia. Andiamo a leggere qualche altro messaggio, probabilmente era una risposta a Maurizio Corvino. Ma noi tifosi cosa dobbiamo fare di più di quello che già facciamo? Ma le avete viste le medie spettatori in C? Non so se vuoi dire qualcosa, Maurizio Corvino. No, dalle medie spettatori in C noi ci lamentiamo che facciamo 2-3 mila spettatori. Ha ragione Andrea in questo caso, che altre piazze fanno anche meno di noi. Ma quello che dobbiamo fare di più... Però siamo una città più grande delle altre, una provincia molto, molto, anche grande, molto più grande. Quindi quello che possiamo fare l'abbiamo dimostrato contro il Bari. Certo, non potremmo fare 10.000 spettatori ogni settimana, ma ne possiamo fare 5-6.000. Io quello che punto è il fatto del cambiare mentalità su questo discorso degli abbonamenti. Uno si abbona perché ha il piacere di farlo, ha il piacere di andare domenica allo stadio, ha il piacere di aiutare la società durante la campagna acquisti. Non devo fare l'abbonamento perché mi piace la campagna acquisti. Quello è un di più. Io lo faccio l'abbonamento per andare a sostenere la squadra ogni domenica. Certo, allora andiamo a leggere un po' di messaggi. Nico Zappino dice: prima del Covid per 5 anni ho regalato un abbonamento al posto mio in quanto fuorisede. Questo è un invito a tutti i fuorisede per dare un piccolo contributo alla società. Poi Carlo Latorre dice: buonasera a tutti, speriamo che faremo un campionato di vertice con un bravo DS e l'allenatore. E poi c'è Davide Malavisi che dice: più che altro curiosità mia, non c'è nessuno dei nostri giovani che sia interessante, quest'anno hanno fatto bene. Avvocato, tu ne sai qualcosa che segui costantemente il settore giovanile? C'è qualche giovane interessante? Che guarda, secondo te Maurizio, per quello ti dicevo, è un discorso di prospettive il settore giovanile, no? Sicuramente Sapio ha lavorato bene in passato e ha lavorato bene anche col Taranto nel settore giovanile, lasciando perdere il problema che ha sottolineato il direttore Galigani, ma queste sono cose che si sbrigheranno la società e il direttore Sapio, se dovesse anche essere confermato lui, perché non c'è niente di ufficiale su questa sua dipartita a Trieste, come si dice. Sì, quella è la squadra che ha fatto molto, l'edicola del sud, che abbiamo riportato anche noi su questo, diciamo, non su questo accordo con la Triestina. Quindi, non so se Sapio rimarrà al settore giovanile o meno, però secondo me il problema che ha posto il direttore Galigani è un problema molto, ma molto importante, perché pure io ritengo che i giocatori debbano essere tesserati per il Taranto e non, come hai detto tu, sì, precedentemente, sì, per una SD, no? Mi sembra una cosa logica. Dicevo, riguardo la domanda, la squadra che ha fatto meglio quest'anno è l'Under 15. Nell'Under 15 ci sono molti prospetti interessanti. Uno è il centravanti Macri, un ragazzo siciliano di Catania che è venuto qua a Taranto e che è stato attenzionato dal Sassuolo, e che quello mi risulta sarà ceduto proprio al Sassuolo. Comunque nelle Under 15 ci sono molti giocatori interessanti. Comunque il ragazzino, una mezza punta, Polito, è molto interessante. Invece nella primavera c'è qualche giocatore
diciamo che giocando un altro po' e facendo un po' di esperienza potrebbe essere interessante, ma sicuramente non c'è nessun giocatore, escluso magari Maiorino, che ha fatto l'apparizione nell'ultima partita di campionato, e Tigri, da fare, diciamo, già il salto in prima squadra. E quest'anno in prima squadra significa fare la Serie C, non significa fare la Serie D come gli anni precedenti. Però voglio dire, sul settore giovanile si deve lavorare bene, e ci vuole continuità, perché calciatori interessanti nella provincia, io vedo pure qualche partitella qua a Pulsano delle giovanili, ci sono, basta saperli cercare. Basta saperli cercare, quindi invito anche la società magari a fare anche una rete di osservatori per vedere qua in provincia quali sono i giocatori più interessanti, magari uno nella fascia orientale, uno nella fascia occidentale, perché così si cresce, così si cresce. Però faccio l'invito anche alla tifoseria ad accettare, se ci fossero queste cose, una crescita anche di questo tipo, e non guardare solamente la classifica la domenica sera, anche se è importante, perché naturalmente se perde il Taranto, io, il Corvo e Maurizio non sapete come siamo la domenica sera o il sabato quando giochiamo il sabato, quindi non diciamo che i risultati non sono importanti, però guardiamo tutte e due le cose. No, ma questo per rispondere a chi dice che noi pensiamo solo al nostro tornaconto personale, no? Perché qualche messaggio mi arriva ogni tanto, anche in privato, no? Di questo, tu pensi al tuo tornaconto personale, va bene. Al momento non mi sono arricchito, cioè, voglio dire, non... Poi se volete vi presento anche la dichiarazione dei redditi qualche volta, così almeno ne siete a conoscenza tutti. Allora, Salvatore Di Martino dice: la migliore campagna abbonamenti sarebbe quella di non prendere multe e non regalare soldi alla Lega, soldi che servirebbero alla società per far quadrare i conti e fare altri acquisti e crescere sempre di più. Maurizio Corvino mi dice, le voglio rispondere io a questo. Prego, Corvo. No, prego. Fondamentalmente Salvatore Martino ha ragione, non fa una piega quello che dice. Il problema è che quest'anno le multe hanno preso una deriva strana, sono state fatte multe per lancio di rotoli, succede in tutti gli stati del mondo, non d'Italia, del mondo, lanciare rotoli, fare la multa perché io lancio un rotolo è qualcosa di assurdo. Quest'anno io ho letto, e l'ho detto anche altre volte, un articolo forse su tutto qualcosa del genere, in cui diceva che Palazzi è venuto a fare il giudice sportivo in Serie C e si è sentito un po' declassato, e quindi questo forse una vendetta, multare più non posso anche per la più minima infrazione, multare la società più non posso, un po' una sua vendetta personale per questo declassamento. È un articolo forse era di marzo, non ricordo bene, l'ho letto a inizio stagione, e la strada è stata quella per tutto l'anno, i cuori contro le forze dell'ordine. Io sto a Roma ultimamente, ci sono ogni 5 minuti forse più di tanto, non sono 3 cuori al 20° minuto, sono 3 cuori al 20°, 3 cuori al 23°, 3 cuori al 30°. Ma non ho mai visto la Roma essere multata per cuori contro le forze dell'ordine. Purtroppo la Serie C quest'anno ha preso questa deriva, è andata così. Noi siamo una delle più calde, quest'anno siamo stati esemplari per come sostegno alla squadra in casa e fuori. Sono le cose che purtroppo è difficile anche eliminare anche dalla mentalità del tifoso, perché è una cosa che si è sempre fatta. Il calcio è stato quello, è stato bello, la coreografia, i rotoli, il fumogeno, è sempre esistito nel calcio. Il coro contro la tifoseria avversaria, sarà punito anche il coro contro la tifoseria avversaria, cioè cori contro i Baresi, contro l'Anda, contro quasi tipo, sì, è stata punita con una multa. Cioè, loro vogliono un tipo di stadio che è impossibile da fare, ma soprattutto nel sud, perché le tifoserie sono calde, sono passionali. Se elimini anche questo spettacolo, poi veramente la gente preferisce stare a casa in poltrona e vedersi la partita comodamente in TV. Quindi la colpa delle multe, secondo me, è sì, diamo un 10-20% alla tifoseria, perché forse qualche volta deve anche capire che se ti hanno multato una volta, frena un po'. Però l'80% è per la deriva che ha preso questo calcio in questo momento. Anche a livello di calcio giocato, vediamo delle ammonizioni, dei falli, dei rigori, delle cose che altri anni non abbiamo mai visto. Cioè, ormai non è più calcio, è diventato uno spettacolo. Loro vogliono uno spettacolo, ma non è uno spettacolo che a noi piace questo, perché non si gioca più. E ci levano la libertà di fare, perché sicuro contro i tifosi avversari è pura goliardia, voglio dire. Avvocato, ha ragione. Che già gli diciamo che, mi raccomando, deve fare il bravo sui social, poi gli dicono che non deve fare i cuori contro al Bari. E come mi sfugo, no? È giusto. Poi si inizia a nervosire, che vada a fare lo stadio.
E poi si arrabbia No, ma pure su di Lio nella chat di ha giornalisti. ragionissimo, ha ragione. Poi stessi episodi a una parte puniti, a uno stadio non puniti. Cioè, se tu punisci i cori, li devi punire qualsiasi stadio. Oppure faccio un Perché esempio, Tarantino lasciamo fosse più cattivo perdere. del cestino, cioè Se, la pulisce a tavola, oppure cominciamo a capire. il giudice è diverso perché è quello della Lega Dilettanti, lasciando perdere i DASPO che sono stati dati per l'invasione a Fasano e Nardò, e non voglio dire, voglio colpevolizzare la tifoseria fasanese. 2.000 euro di multa ha preso la società del Fasano. Il Taranto 2.000 euro di multa li ha presi per i cori e per qualche altra cosa. Cioè, vogliamo paragonare l'invasione di campo e quello che hanno fatto con quello che si... Per dire, ci sono queste decisioni che i tifosi li lasciano un po' perplessi. Certamente. Allora, siamo arrivati ovviamente in chiusura. Io intanto, ovviamente, oltre a ringraziare Alfredo Ghionna e Rodolfo De Molfetta che sono stati con noi questa sera, ringrazio davvero con grande affetto Maurizio Corvino che finalmente è venuto insomma in trasmissione. Diciamo oggi ha dato il cambio a Fabrizio Di Leo. Tra l'altro Fabrizio Di Leo domani è impegnato, perché come sapete c'è la doppia vita di Fabrizio Di Leo nel basket. Domani c'è la partita del CUS e sarà il nostro inviato lì. Poi lunedì c'è l'importante sfida della Dinamo Taranto contro il Fasano, quindi lunedì sera, quindi un'altra sfida importante, insomma, che vi invitiamo a seguire. Quindi grazie a Maurizio Corvino e grazie Grazie all'avvocato Erminio a te. Fabio Riezzo E il che... Corvo non è mai un sostituto di nessuno, eh. Corvo può essere titolare, Diciamo, quindi non è un sostituto di assolutamente, ho detto, nessuno. si sono Ho come, capito quello che volevi no, dire, Maurizio, è meglio avvicendati. puntualizzare, ormai dobbiamo puntualizzare tutto perché, sai, no? Quasi non ci deve Certo. scappare niente di perché c'è gente un po' pernalosa in giro, quindi No, per stiamo calmi. carità. No, ma Giusto, non è, ci Corvo. sono anche tante situazioni che si Siamo tutti fraintendono, no? titolari, come si dice Mi a calcio. dispiace anche che magari su 800 candidati al Consiglio Comunale, chissà com'è qualcuno se la prende, quando magari non lo sto pensando proprio, però accettiamo tutto ormai, tanto voglio dire, ormai fa anche, come posso dire, fa anche specie, no? Fa anche numero attaccare il sottoscritto, no? Rende qualcuno pure anche un po', no? Si sente importante attaccare. Va bene così. Mauri, stai bene tu? Io sì. Stai bene? Stai Sì. sereno? E basta, più sereno di Va così. bene. Capito? Se non No, succede basta che niente, vedo stiamo il bene. corvo. Io sono contento che domani il corvo mangia e vedere mangiare il corvo per me è una grandissima felicità. A me va benissimo. Sono contento così perché vedete i momenti più belli della vita è a farsi anche una bella mangiata fra amici. E Diciamo magari dove mangiare. stiamo, Maurizio, così se qualche web ascoltatore vuole venire a vedere dove stiamo, se ci Pagare. vuole venire a dire come lo Domani noi Lo saremo alla Lamiodda, che è uno sponsor del so. giornale Rosso Così se Blu, qualcuno ci poi vuole venire a in via insultare, può venire Nicchiro, tra direttamente. l'altro il numero lo potete venire, vedere, saremo lì, ci Se facciamo una qualcuno ci bella vuole venire a mangiata. insultare, può venire direttamente alla Lamiodda e ce li fa dal vivo gli insulti, va bene? Li Allora, invitiamo direttamente. tra l'altro Maurizio Corvino ha già scelto quello che deve mangiare domani sera, E io lo ovvero le seguo a orecchiette ruota perché manticate. abbiamo gusti simili. Io lo seguo a ruota, così Io non sono ordino già troppo. andato due volte alla Lamiodda, vi Complimenti. garantisco che si mangia bene, si mangia davvero bene. Quindi poi domani facciamo mangiare Maurizio Corvino, così diventa poi testimonial della Lamiodda. Va bene, Facciamo la quindi voglia domani matta ti pure, visto Sì, li faremo giriamo tutti mangiare le intorno. orecchiette manticate. Ok, Maurizio, ti portiamo da tutti gli sponsor, ti facciamo diventare un po' come si chiama quel cuoco, cannaccia a vuoto, come si chiama? Non lo Cannavacciuolo, conosco. Cannavacciuolo, Cannavacciuolo. Cannavacciuolo, quindi diventa il nostro cannavacciuolo di giornale rossoblu.it. Quindi Facciamo faremo le una serate bella itineranti, rubrica. Una rubrica culinaria, va bene? I piatti del serate corvo itineranti faremo. del corpo. Una cava Va Tarentum, poi magari spariamo qualcuno. bene. Dai. Comunque, un abbraccio a tutti. Davvero grazie per seguirci con grande affetto. E davvero, davvero grazie a tutti. Ovviamente, il prossimo appuntamento è alla prossima settimana per chi ovviamente vorrà essere sempre con noi. Un abbraccio a tutti. Ciao, alla prossima. Forza Forza Taranto. Taranto, forza Taranto sempre. Ciao. Forza.